Un bel montaggio su Fernando Di Leo, abbiamo appena visto adesso Astracult, e quindi parliamo di noir qui a casa di Marco Giusti. Lo facciamo con dei grandi ospiti molto illustri. Vado a presentarveli: sono i fratelli Manetti, Antonio Manetti, Marco Manetti, registi, autori poliedrici, miscellanei di tanti generi, fra cui anche Piano 17, che potrebbe essere un noir. E hanno un film nuovo in uscita, che si chiama Paura, Paura 3D. Sì, non è in 3D, Paura 3D non è. No, si chiama così. Si chiama così. Vabbè, avete ragione, paura, scusate, non volevo contraddirvi subito. Qui abbiamo Rino King con la sua macchina fotografica. Poi abbiamo Philippe Leroy. Benvenuto. E un'icona, Luc Merenda. Incredibile. Grande esclusiva. Passiamo invece qui a un reparto sceneggiatori, che si deve essere al supermercato. Il reparto sceneggiatori, Ernesto Gastaldi. Benvenuto, grazie. E Dardano Sacchetti. Grazie. Benvenuto, mitico Dardano. Naturalmente della sua postazione, G-Max. Ciao. Un applauso un po' più escrementizio, però insomma, comunque bello. Tutto a posto, G-Max? Tutto a posto. Hai la voce diversa. È sempre diversa. Allora, cominciamo, Marco, a introdurre un po' il genere. Come erano questi noir che faceva Fernando di Leo? Beh sì, Fernando è stato, negli ultimi periodi della sua vita, è stato per noi un rapporto molto importante, perché secondo me i suoi noir sono tra i noir più belli della storia del cinema, e non solo del cinema italiano. In particolare, che qui abbiamo tanti rappresentanti di questo film, Milano Calibro 9, che secondo me è un po' il per un pugno di dollari. Per un pugno di dollari del noir italiano. Vero, ti è piaciuta questa? Sì, non mi dai mai ragione. Sei riuscito perfettamente. Ebbene, in effetti sì, è un film che insomma ha segnato anche un po' un'era. È stato un periodo molto bello per noi, perché noi, era il 2000, verso, no, che anni erano? Sì. 2000 e qualcosa, insomma, poco dopo il 2000, in cui Fernando l'avevamo intervistato, tra l'altro, per Astracult. Ci siamo conosciuti edizione. Così. Sì. Ci siamo conosciuti così, ma poi ci continuava a chiamare e ci considerava un po' come dei... voleva in qualche modo che portassimo avanti un suo modo di fare cinema, il suo lavoro, ci dava i suoi primi soggetti, cioè dava il suo primo soggetto che ha scritto un film che non si è mai fatto. Per noi è stato un'ora, ancora lo conserviamo, il lo foglio originale. Non lo so se lo faremo, vedremo, magari prima o poi lo faremo. Sai cos'è che era l'idea, era di farlo? Lui diceva che il soggetto non ho mai fatto il film, mi piacerebbe che lo faceste voi, ma doveva essere una cosa forse che facevamo insieme in qualche modo, no? Certo. Ma non sappiamo se abbiamo ancora il diritto di farlo. Certo, diritto, no? Non sappiamo ora. Certo. Certo. Com'era Fernando di Leo, Filippo? Tu hai fatto Milano Calibro 9, no? Era anche un romanzo molto conosciuto di Cervenco, no? Sì. E poi c'era, devo dire, un bel cast. C'era Barbara Boucher, c'era Mario Adorf, c'era Gastone Moschin, c'era... No, veramente, credo che anche Tarantino ha molto ripreso questo. Credo che è un film culto oggi. Certo, ero un po' più giovane all'epoca, ma... Invece, Luca, hai fatto due film con... Solo? O tre, forse tre? Sì, vabbè. Penso che conoscono tutti Fernando Di Leo, però io vorrei parlare dell'uomo un attimo. Ecco, perché com'era? Era veramente un signore, cioè era colto, era dolce, era intelligente, era sensibile, e devo dire che girare con lui è sempre stato un piacere. Poi che sia un bravo sceneggiatore e regista lo sappiamo, però umanamente era una persona stupenda. E quando, purtroppo ogni volta che vengo in Italia... perdo tanta gente che ho conosciuto. Comunque, veramente è uno di quei personaggi che mi abbia piaciuto nel cinema italiano. Ernesto, tu hai scritto molti noir e molti polizieschi, no? Anche per Luc. Infatti, è molto piacevole di ritrovarmi intorno a un signore che ho tentato di interpretare attraverso le sue... testi, i suoi testi. Per lui Milano trema la polizia o la giustizia, no? Quello di Sergio Martino è stato forse il più... Sì, è uno... Cioè, quello che è riuscito meglio di quelli che abbiamo fatto insieme. Sì, invece La città sconvolta, quello là era di Di Leo? Esatto. Sì. E l'avevi scritto te, io l'ho stranamente. Scritto, ma non l'ho mica incontrato Di Leo. Cioè? Non lo so, io l'ho incontrato un paio di volte, ma non per il film. Ecco, perché all'epoca si usava abbastanza, no? Cioè il produttore faceva scrivere il copione senza ancora aver ben deciso chi,
sarebbe stato il regista, per cui poteva succedere che uno scriveva il copione, lo consegnava al produttore, prendeva i soldi, il produttore poi magari gli cambiava il titolo, per cui uno non lo vedeva neanche il film, no? Perché poi se qualcuno non ti avvertiva, uno non andava neanche a vederlo, se non ti chiamavano alla prima, cambiavano il titolo, sì, ne facevamo sì. 10-12 all'anno, no? Cioè, sì, sì. Dandano pure. Quindi, però i vostri nomi a noi ci dava voglia di... Cioè già ti dicevi... Vabbè, è chiaro che quelli che ci lavoravano lo leggi, più o meno sì. Lo leggi più intelligentemente. Ma questi noir... In quanto tempo si potevano scrivere Ernest e Dardano? Beh, dipende. Prima raccontavo proprio a Dardano della cripta e l'incubo, no? Che eravamo io e Tonino Valeri, no? Andammo da, mi pare, da Cinegai e portammo un soggetto. Quelli dissero, porca miseria, bella sta storia, peccato che dobbiamo cominciare il film lunedì. Se ci fosse, perché allora c'erano dei termini, no? Per cui dico, no, peccato se ci fosse la sceneggiatura. Ma, e noi, c'è, bugiardi. C'è, ah c'è, allora domattina alle 10 mi portate la sceneggiatura e noi tutta la notte a scrivere sul terrazzo di casa mia con mia moglie portare il caffè, però alle 10 di mattina c'è la sceneggiatura, la cripta e l'incubo l'ha fatto Mastro 5, è andato bene lo stesso, quindi... Ma esempio, Milano Trema, in quanto tempo? Milano Trema è un po' particolare, perché Milano Trema nacque in un modo diverso, cioè Luciano Martino mi disse scrivi quel che vuoi, allora io scrissi un film che non era esattamente quello che poi fu girato, e Lombardo, che era il distributore, disse no, è troppo politico, io non lo faccio. Era un film, no? Per cui dico, vabbè, allora cominciamo a tagliare, a togliere, a cambiare, a levare, eccetera, eccetera. Però alla fine Luciano si impegna con gli attori e Lombardo si tira indietro. All'ultimo momento dice, ma ancora politico, io non lo so, così. Allora Luciano mi dice, guarda, invece di pagarti l'ultima tranche, ti vuoi il 2% sull'incasso lordo, dico vabbè pazienza, no? Se ne sta ancora pentendo. E Napoli si ribella, chi hai scritto te, Dardano? Sempre con Luca Merenda? Sempre con Merenda, lì se ormai dispiace, siamo ragazzi. Già dopo 2 o 3 anni dopo, quando ormai i filoni si stavano quasi esaurendo, quindi erano film che si facevano quasi a memoria, perché il mio debutto ricordo, nel poliziesco e noir ricorda molto quello di Ernesto. Io ho scritto Roma a mano armata dalle 6 di un venerdì pomeriggio alle 7 di un sabato. 2 bottiglie di vodka, 11 pacchetti di Marlboro. Il film incassò 1,9 miliardi, fece il record di incasso all'Adriano. E l'altra cosa era questa, il giorno dopo, perché il venerdì sera tu sai tutti i produttori telefonavano all'Adriano per sapere gli incassi, comincia a squillare il telefono, produttori che ti dicono noi non ci conosciamo, mi serve un soggetto uguale a quello, me lo porti, quando me lo porti, possiamo vederci lunedì. Era un momento glorioso. Invece con Napoli si ribella si cominciava già ad andare un pochino sull'industria, cioè nel senso che la fase poetica è quella di Fernando Di Leo. Cioè, Fernando poi ha attinto a Scerbanenco, cioè, aveva questa Milano bellissima da poter sfruttare, c'era questa contaminazione col noir francese, Melville, tutti quanti gli altri, cioè José Giovanni, quindi aveva questo grande vantaggio, questo fascino. Poi c'è questa esplosione di vitalità, di grande vitalità, perché c'è una virulenza, è come se a un certo punto esplodesse un bubbone e viene fuori un cinema che è molto più vitale che costruito, molto più istintivo che pensato, molto più creativo che strutturato, però con dentro delle intuizioni geniali, un po' come era successo col western, grandi interpreti che hanno saputo calarsi nei personaggi e diventare nel giro di pochissimi mesi dei Beniamini. Io facevo 11 film l'anno, 12. Vedi quante belle cose ha detto. È stato bravo, sì, no, però non vorrei che i giovani, sentendoci, pensasse che solo, capisci, perché no, dietro bisogna c'era anche di un minimo di talento, cioè, perché se c'era tutti prendono l'esempio dei 11 pacchetti di sigarette e delle 2 vodka, prendono una cirrhosi prima di aver fatto un bel film. Però scusate, il Di Leo diceva io non faccio polizieschi né tantomeno poliziotteschi, faccio dei noir. Ecco, cioè, Luca, te hai capito la differenza tra poliziesco e Paolino, poliziottesco te lo rimangi, qui non l'ha mai usato nessuno. Ah, benissimo, no, quindi poliziottesco lo trovate dispregiativo. Di una certa per me la differenza era che con Di Leo diventava noir
e il resto era sul poliziotto. E com'erano loro? Per esempio, Merli era diverso da Luc Merendo, da Filippo? Ognuno aveva la propria caratteristica, però sai, la cosa è questa, avevano una grande pazienza, un grande talento, sapevano calarsi nei personaggi e riuscivano, con la difficoltà e gli scarsi mezzi, perché di soldi giravano veramente pochi, ne giravano, a non perdere tempo. Sapevano la parte, sapevano darsi le battute, erano altamente professionali. Ma ecco, io non... Ernesto, sapevate già chi avevate voi? Chiamo... Esempio, tu per esempio scrivevi già per Luc Merenda? Cioè sapevi chi... No, la prima volta no, poi sì. Dopo ci siamo un po' conosciuti, per cui lui è venuto pure a casa mia, no? A dire le cose, eccetera. Allora a quel punto sì, perché sapendo che il seguito sarebbe stato sempre lui, diventava più facile naturalmente avere in mente il personaggio, perché era fisicamente presente nell'immaginazione, no? Però dico, il problema di quei tempi lì, il bello di quei tempi lì era la quantità enorme di cinema, no? Partiva un film al giorno a Roma. Ai tempi, no? La tua vita d'attore, visto che facevi così tanti film, ma veramente non è una sembra una domanda stupida, ma com'era? Cioè eri molto ricco, hai molte donne, come funzionava? Non dovevo essere giusto perché non sono mai stato ricco e non ho mai avuto così poche donne da quando sono stato attore, perché non puoi avere delle donne, perché vengono per un altro, vengono per l'immagine, certo. Allora c'è un distacco. Filippo pure? Filippo con le donne, sì, sarei stato pieno di donne. Non allora. Mi c'entra le donne. Ha detto no, ma sono persuaso che le donne che andavano come uno con Filippo venivano per Filippo e non per le roi. Invece a me, se tu venivi per Merenda... Non lo so, erano anche brave attrici, no? Dunque, non è che... No, per carità, no? Tutti mi prendono per un Don Giovanni, ma... No. Ma questo è il mestiere che... È il mestiere che ti dà questa etichetta, però no, non poi lo siamo... Io non so, ma io dico sempre che non sono un attore. Io so, vivo in arte, che è un po' diverso. Dunque, se uno mi presenta un personaggio da creare, per me è la più bella cosa che sia, ma non penso assolutamente al resto, cioè voglio dire... Io all'inizio, devo dire, ho fatto anche le serie B, oulala, per poter sopravvivere, però a poco a poco, siccome non avevo mai desiderato fare l'attore, ho cominciato per caso a 30 anni con Il buco di Jacques Becker. Qui per molto tempo, anche quando sono arrivato in Italia, dicevo ma cambio mestiere, ma che cos'è, ma non è un mestiere. E poi ho incontrato un maestro, Renato Castellani, che mi ha fatto capire tante cose, come si poteva immedesimare dentro un personaggio. Era difficile all'epoca perché Leonardo non era così facile. E dunque mi piace soltanto creare un personaggio, il resto non lo vedo. Di fatto non mi ricordo i film che ho fatto. Ma com'era Roma negli anni 60 e 70? Voi che ci siete? A parte che Roma era di una bellezza. Sì, per me, infatti... Lungotevere a doppio senso, ti parcheggiava dappertutto. Sono atterrato ieri. Com'era, Luca, quando sei arrivato a Roma? Un'emozione incredibile. Per me è proprio la mia città. Tu pensa che... Nel 1953 ci fu il primo ingorgo di macchine al Tritone, tutta la gente scese e cominciò ad applaudire perché era il primo segno di prosperità. Io sono arrivato nel 55, Roma è un enorme paese, molto simpatico, con la gente che si scambiava le battute in romanesco da un marciapiede all'altro, cioè era non c'entra niente con la Roma di oggi. Tu, Luca, come sei arrivato a Roma? Com'è stata la tua storia, il tuo arrivo? Io sono arrivato a Roma perché avevo un padrino che aveva una barca che non era un capitano affatto. E arrivando lungo la costa abbiamo visto Fiumicino e io gli ho detto, guarda, Fiumicino c'è Roma. E lui mi ha detto, andiamoci con la barca. E ho detto... Come con la barca? E noi ci siamo infilati in questo... coso d'acqua e poi tutti ci fanno e lui mi diceva guarda ti salutano e invece abbiamo beccato una roccia enorme perciò brum, brum, e poi abbiamo preso un taxi e Calesso col Calesse
e ho attraversato Roma e lì mi sono detto questo è il mio paese. Hanno suonato, vado a rispondere un attimino al citofono, perdonatemi un secondo, scusate.